Benvenuti in questo nuovissimo video su My Team NBA 2K22. Quest'oggi vi farò vedere gli highlights della mia Limited, che ho già portato a termine trovando l'anellino, e soprattutto voglio farvi vedere il mio team. Quindi mi sposto per non dare noie a nessuno. Ci spostiamo laterali. Eccoci qua, signore e signori. Allora, prima di tutto, consiglio numero uno: andare in sfide, fidelità, riscaldamento e sbloccare il buon Thompson, che è una carta molto molto utile per questo limited, per come la vedo io. Naturalmente, per una squadra carente di MT, cioè se avete MT, naturalmente andate dove volete. Però questo per risparmiare è un buon giocatore e in più provate anche la squadra da mettere in campo. Queste sfide ci sono sempre, tutte il giovedì esce sempre la sfida riscaldamento, quindi da buttateci un occhio, non so se lo sapevate, penso di sì, spero di sì. Allora, prima di farvi vedere la squadra, giustamente andiamo a vedere quali sono le limitazioni del weekend. Quindi, come vedete, già ho il secondo anello. Allora, le limitazioni per questo weekend sono che bisogna usare tre giocatori della Pacific Division e due giocatori di ognuna delle altre divisioni NBA. Che significa? Penso che si capisce anche se io ieri ci ho un po' penato, subito non l'avevo capito. Dovete mettere tre della Pacific Division, che possono anche stare tutti e tre in panchina, oppure uno titolare, due titolari, insomma, non importa, basta che sta sulla formazione. E i restanti dovete metterne due per ogni divisione, quindi che significa che dovete mettere due centrali, due nord-west, due sud-west, eccetera, eccetera. E porta preciso, porta preciso. Allora, per quanto riguarda la formazione che io ho usato, ho speso il mio Pink Diamond su il Playmaker, quindi su Ja Morant. Questo purtroppo, ragazzi, ce l'avete solo se avete completato gli anelli della scorsa season. Altrimenti, io vi consiglierei anche un Francis se l'avete sbloccato. Volendo, forse anche un Kyrie Irving potrebbe essere ancora valido, anche se questi due che ho nominato non sono Pink Diamond. Per quanto riguarda i Pink Diamond Playmaker, penso che costicchiano. Io non l'ho visto il mercato perché non avevo necessità, avendo Ja Morant, però penso che un playmaker Pink Diamond non costi poco. Come guardia ho usato Terry Rozier, che sarebbe il mio Diamond. Anche questo andava sbloccato. Come vedete, io vado molto a sbloccare le carte, cosa che vi consiglio altamente. Se non volete shoppare, ma io vi sconsiglio di shoppare. Come solito, come lo consigliavo su Foot, lo consiglio anche qui. Non shoppate, io personalmente non ci ho shoppato nulla su questo gioco. Piccola premessa, anche se secondo me merita un pelino di più shoppare qui, nel senso che ha più probabilità di trovare qualcosa, ci sia. Comunque, come guardia io uso questo signorino qui, che è molto carino e strepitoso. Un altro che vi posso consigliare è Smart, però è un rubino, che comunque è un bel giocatorino. Come ala piccola, il mostruoso Robert Covington, che uso come ametista, e quindi i primi tre che si potevano usare. Cioè, scusate, perché prima non ve l'ho detto. Oltre a quella limitazione del 3 Pacific e 2 per ogni divisione, si possono usare solo un Pink Diamond, un Diamond e un ametista. E questi sono i miei tre. E quindi chiudo con Robert Covington. I restanti li ho messi tutti: Rubino e tre, che sono quelli che escono dalla formazione, che non giocheranno mai, sono tre oro per abbassare i costi. All'ala grande, che ho dato fiducia al buon Thompson, che l'ho sbloccato con la sfida che vi dicevo a inizio video. Bella carta, niente da dire. Utile penso solo per questa limited, poi vedremo. Cioè, sulla limited ve lo scordate di usare sta roba. O anche sulla triplice minaccia online o sulla clutch time. No, non si può usare. Questa è una carta, secondo me, utile solo per questo limited o per limited successivi. E per chiudere i titolari, Wang Zizi, un altro rubino. Questo, ragazzi, è un buggato della miseria, è veramente un GOT, quindi per i limited, ragazzi, buttatelo dentro.
perché fa sempre la sua parte. Panchina, il primo, playmaker, Derrick Rose. Questa è una carta favolosa che potrebbe anche stare tranquillamente titolare. Ve lo straconsiglio, penso che lo conosciate perché io con questo ci ho fatto quasi tutte le limited fino adesso. Penso quasi tutte. Carta mostruosa, attacca bene il ferro, da 3 non è utilizzabile, io lo uso più che altro quando faccio il cambio, parte diciamo a metà partita, secondo quarto, questo Dio caro va dentro in area, inserimenti mostruosi in transizione, clamoroso. Come guardia della panchina ho messo Corey Maggette, pure questo è un altro giocatore che secondo me può giocare anche titolare per il limited, questo si sbloccava con la sfida riscaldamento della scorsa Limited, mi pare, o di quella ancora prima, adesso non mi ricordo, quindi se l'avete sbloccato ce l'avete, se no mi dispiace. Questo ho usato io. Per quanto riguarda l'ala piccola, ho messo un Justin Holiday, non è un granché, anche se ha un buon tiro da tre, però più che altro è perché mi sembra che è un po' bassino, esatto, 6-6. Io l'ala piccole, diciamo, le preferisco più alte, però tanto dobbiamo mettere dei rubini, questo ce l'avevo. L'ho messo in panchina e comunque il suo l'ha fatto. Come alla grande in panchina, Brian Cook, ancora leggermente usabile. Questo comunque è un token rewards, li potete sbloccare con i gettoni. Questo l'ho sbloccato da, penso, dalla Season 1 oppure tra la Season 1 e la 2, adesso non mi ricordo. Comunque, carta un po' vecchiotta, però ancora fa il suo nelle Limited. Per finire, l'ultimo, Wilt Chamberlain. Questo è un altro giocatore che secondo me può giocare titolare, sempre parlando di Limited. Questo si sbloccava, penso, giocando proprio le Limited a fine season, quindi non so, penso che l'avrete sbloccato perché comunque era semplice da sbloccare. Mi pare che era così, non vorrei dire baggianate. Comunque anche questa bella carta e l'ho messo in panchina. Quindi, questa è la formazione che ho usato. Gli oro non ve li sto facendo vedere, non ve li faccio vedere che tanto sono inutili. L'importante è che li mettete in maniera tale che avete tutte le division, quindi 3 della Pacific, che in questo caso nella mia formazione è Thompson, Cook e Maggette, che fanno parte della Pacific, e poi 2 a 2 gli altri, come per esempio, che ne so, Ja Morant è accoppiato con ZZ. Adesso non mi ricordo in che division stanno, però insomma ci siamo capiti. E niente, quindi dovete prestare attenzione a questa cosa, altrimenti la partita non starta perché vi dice che non rispettate i limiti. Naturalmente, nessuna carta free agent come al solito. E niente, penso di aver detto tutto. Io vi lascio agli highlights della mia limited. Noi ci vediamo a presto con altri video. Quindi, se non vi volete perdere, mettete like, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Io vi ringrazio. Alla prossima, ragazzi. Ciao! Allora, eccoci qua. Apriamo un po' di pacchettini. Perché mi devo rifocillare con i vari contratti. Allora, vediamo un po'. Andiamo in limited. Ti metto, l'abbiamo già preparato. Eccolo qui. Let's go, mettiamo i contrattini. E ci andiamo a giocare sta partita magica. Allora, Halliburton, Chris Mullin, Limber, Williamson e Isaac. Ok, sembrerebbe un avversario abbastanza tranquillo. C'è molti tiratori da tre comunque. Blocchetto. Tira lì. Lì. Olè. E il primo canestrino è fatto. Madonna. Che culo però. Che culo. Green. Sai che è abbastanza. E sa sfruttare, diciamo, i momenti bui. Ok, qui mi ho fatto la cazzata, perfetto. Le mie solite cazzate che faccio sempre. Ok, ci siamo ricascati? Non ci credo. Non ci credo. Full white. Quasi che non prendeva manco il colore. Detto col comito, mazza che spallata, oh. Ti ha lì? Sì, easy.
Easy Thompson, easy. Ma... ah, metti le tattiche, ok. Tra l'altro pure italiano. È pure italiano. Che non le mettiamo? Ah, tanto regà. Vi straconsiglio di mettere Stephen Curry come allenatore. Se non l'avete fatto, sbloccatelo con i domini. Presto porterò fuori pure il video dei domini. Come vincerli facilmente su PS5, perché non mi sembra che ci siano youtuber italiani che l'abbiano fatto, quindi lo farò per voi, signori. Sì. Ok. Pietro, entriamo. Ok, mamma mia che numero, Morente. Mamma mia, Morente. Interferenza a canestro, bene, bene. Ah, c'ha Lillard come allenatore. Dai. Messina, abbiamo Rand blocco. Cosa sta a capire comunque? Sta a capire, ok. Buona, buona. Difende abbastanza carino questo. Chiambo lì. Ok. Easy. Allo scadere. Comunque difende bene questo ragazzo. Bello. Sbaglia così il tiro. Metti lì. Justin Holiday. Non è da tre. 14-8, signori. Cioè, stiamo cariando piano piano. Interferenza a canestro di cosa. Vabbè. Questo è bullshit. Ok, rosso. Ok, un'altra buona defense. Vediamo se riusciamo sta botta a chiudere l'azione. Certo che no, perché non mi aspetto. Devo giocare meglio sotto canestro, non va là. Eccolo lì, Zizi, è sempre lui. Cazzo, ma che ha fatto una specie di alley hop che si è inventato? Ok, oh, non l'avevo bloccato? Ma dai, sì, buono. Ah, che culo. Un pizzico di fortuna che non guasta. Hook. Perché del blocco è bruttissimo. Oh, questa è rischiosa un bel po'. Però il buon Chamberlain sotto canestro fa il suo. Yeah, facci godere Derrick. Mettila fuori. Madonna, questo salsicciotto che sta a fa fuori questo. Rose outside. Mettila. Ah, ok. Ok, dai, stiamo lì. Ci stiamo a giocare. Per essere la prima limited della settimana, non male, non me lamento. Momento critico. È un mattino, facciamo un po' di cambi. Andiamo, rimettiamo i titolari e poi buttiamo su Stokes 2018. Vediamo se cambia qualcosa con i pick and roll e gli attacchi. Ma questo è una pressa a basso? Questo mi sa che pia un bel cazzone. Eccolo lì. Green! Abbiamo grinnato. Il buon Covington. Ecco, doppiamo il cazzo noi. No, buono Covington, difende pure bene. Metti a lì, fuori, il cinesino, sì, bello sto contropiede. 25-24. Sembetta, ecco. Incredibile. Come fa a farmi imbucare in questa maniera, guarda, solo io. Sì. No. Ok, stiamo sotto di 3 sotto di 3, tango fattibile. Cinesino, no. Covington, blocchetti. Sì, mettila lì.
Bella Ginè. Bella Ginè. Sì, il numero, Zizi. Sì, il numero uno. Lì che mi fa? Mi mette le pause mentre stanno andando in transizione. Mi fanno triggerare una cosa finta, raga. Alla fine questo non l'ho fatto apposta, cioè non lo so poi. Cioè, vabbè. Godo, godo. Mi stavo per fare l'ennesimo errore. Me ne andava veramente bene. Proprio grassa è andata. Siamo sempre lì, eh. Questa è una partita, raga, che si vince proprio all'ultimo secondo, c'ho questa impressione. Io lì. Uff. Qua ragazzo hai fatto una bella cazzata perché lì non avrei mai segnato. Però capisco che Zizi mette paura a tutti. Qui ci mettiamo un bel green, ci portiamo, stiamo sempre a più, no? 1 minuto e 28, ultimo quarto. L'ho trovata la via, incredibile. Non so che attacco ho fatto, raga. Non lo so proprio. So solo che il nostro GOAT ne ha fatto un altro. Anche Thompson, 10 punti, mica male. Anche Zizi, 10 punti, raccogli. Lascia a me che non so difendere. Non ci credo, raga. Guarda come la può perdere all'ultimo secondo, raga. Zizi. Sì. Bam, quindi 15 secondi possesso lui. Se non difendo questa, raga, è finita. C'è da difendere solo. Lo sa anche lui. Gioca con il cronometro. Si gode. E si gode. Equilibratissimo. Allora, adesso anellino, per favore, subito. Se non sta centrale, ci buttiamo a destra. Anzi, a sinistra ci buttiamo. Sì. Che lo siamo portati subito a casa. Zio porco.